Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Quest'oggi siamo di nuovo su MotoGP22, nuovo episodio della nostra carriera pilota. Nello scorso episodio abbiamo corso in Finlandia, tra l'altro guardando anche la Moto3 che ha ottenuto dei risultati decenti da parte di Eddie Jackson, P6, mentre Manuel Hernandez è caduto ben due volte e ha concluso 26esimo. Noi abbiamo concluso con un'ottima terza posizione in questo episodio, ben due gare, Silverstone e Red Bull Ring. Nel prossimo episodio invece una sola gara a Misano, guarderemo anche la Moto3, però comunque la situazione per ora per noi è molto molto positiva. Abbiamo ben 98 punti di vantaggio sul secondo classificato virtuale, che è Aleix Espargaró, quindi cerchiamo solamente di andare avanti così. Tra l'altro a Silverstone ho già fatto le qualifiche disastrose, partiremo 19esimi. Io Silverstone lo odio come circuito, lo sapete bene, faccio davvero tanta fatica, quindi cerchiamo di portare a termine la gara magari, ma sarà complicato anche fare quella. Io spero di non stendermi, spero di non ottenere uno zero, perché comunque mi piacerebbe portare a termine tutte le gare nella zona punti, magari anche nella top 4 come stiamo riuscendo a fare ora. Però vedremo ragazzi, se cadremo pace e ci ritireremo, anche se spero che questa evenienza non la dovremmo affrontare in questo Gran Premio. Quindi siamo pronti per cominciare. Prima di cominciare però vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, è un supporto incredibile, quindi se state guardando questo video e non siete iscritti fatelo, perché mi aiutate in una maniera incredibile, davvero a dismisura. Quindi ragazzi, vi prego, iscrivetevi al canale perché è un aiuto davvero incredibile. Vi invito anche a lasciare mi piace, questo lo fanno in pochissimi, è utile, fidatevi di me, anche perché aiuta il video ad andare nei consigliati, quindi mi dà una mano insomma. E poi vi invito a seguire su Instagram, vi invito a seguirmi su Instagram, trovate il link in descrizione, Lucifer Tema Schermo, oppure basta cercare Sbinna con la posta della I. È importantissimo anche quello, sapete benissimo come funziona Instagram, visto che sicuramente lo avrete tutti, quindi direi che ci vediamo direttamente in qualifica, anzi in gara, senza dilungarci oltre. Eccoci, non so bene perché partiamo 21esimi e non 19esimi, visto che abbiamo fatto noni, ma scusatemi, perché siamo 21esimi? Teoricamente dovremmo essere 19esimi, perché in teoria ci sono 12 persone in Q2, ma di queste 12, due vengono dal Q1. Perché ci sono 29 piloti, perché è buggato, ecco perché non siamo nella nostra posizione, mi sembrava strano, ma ragazzi, uno dei tanti bug di questo gioco, oramai ci siamo anche abituati, prima dentro gas a martello e andiamo. Ci hanno tolto 3 posizioni ingiustamente, pace, ce ne faremo una ragione. Non che cambi tanto. Adesso cerchiamo di non rischiare, di non fare errori. Grazie a Raul Fernandez che mi costringi ad andare un po' dritto lì, visto che altrimenti mi avrebbe agganciato per poi stendermi. Però dai. E mi tocca tagliare qua perché ho preso male la curva. Fantastico. Non è stato proprio un buon inizio, ma ce lo facciamo andare bene lo stesso. Qua stacchiamo, ma non riusciamo a riprendere Darren Binder. Tutt'altro, siamo molto lenti, tanto che qua sbaglio completamente, vado troppo interno. Grandi difficoltà, ragazzi, il feeling non c'è. Oh, mamma mia, qua Vignales ci passa. Noi cerchiamo un attimino di ristabilire la situazione, ma continuiamo a fare fatica. Davvero, ragazzi, è un inferno guidare qua in questo circuito. Non riesco seriamente a concludere niente. Non comprendo neanche la moto, i movimenti che fa. Non mi sento proprio sicuro. Vediamo, attenzione. Eccolo, l'avevo detto ragazzi, me lo sentivo. L'ho detto che questa era la volta buona che noi ci stendevamo. Ed eccoci qua ragazzi. E ci siamo stesi davvero. Quindi sì ragazzi, ho sbagliato, me lo sentivo tanto, ho preso la curva troppo interna. Già si era visto, non è la prima curva e prendevo troppo interna. Abbiamo sbagliato. E sì, siamo out. Al primo giro, che peccato. Che brutta gara, finire fuori al primo giro, ragazzi, 17 secondi a Marini. Non ha neanche più senso continuare. Che peccato però, mamma mia ragazzi, ci ritiriamo tanto oramai. Cosa vogliamo andare a fare? Ci siamo stesi.
eravamo a 16 secondi al penultimo in 5 giri, poi considerando che eravamo molto lenti non ce l'avremmo mai fatta. Peccato, perché comunque stavo iniziando un pochino a capire meglio la moto. Dopo quella staccata mi sentivo molto confidente. Troppo interno, pam, per terra. Mi dispiace perché davvero Silverstone è durato 3 minuti la gara. È un grandissimo peccato, mi dispiace. Primo zero della stagione e poi ritiro, bruttissimo. E mi viene solamente da... Guardiamo la classifica, non cambia niente di fatto. La situazione per noi rimane pressoché invariata. E ragazzi, ci vediamo in Austria, speriamo di far meglio. Vi chiedo scusa, ho sbagliato, ho fatto un errore, mea culpa. Prima di fare le qualifiche dell'Austria sono andato a guardare i risultati del team Moto3 in appunto Silverstone. P7 per Manuel Hernandez, P5 per Daisy Jackson. Quindi almeno lì siamo andati bene, purtroppo però noi non siamo andati bene per niente. Primo zero della stagione, peccato, ho fatto un errore davvero stupido. Ed eccoci qua ragazzi, griglia di partenza, continua il periodo nero per quanto riguarda le qualifiche. Quindicesima posizione, a tipo però soli due decimi, quasi tre, dalla qualificazione al Q2. E ragazzi, davvero, non ho più il feeling che avevo fino a poche gare fa, non mi trovo più molto bene. In questa gara dobbiamo cercare in tutti i modi di rimontare e di portare punti a casa, perché non possiamo davvero concederci un altro zero. Quindi cerchiamo di ottenere un buon risultato, pronti per andare, e andiamo, partiamo adesso. Buona partenza da parte nostra, buonissima partenza. Non esageriamo, non rischiamo. Mi fa molta paura qua curva 1. Adesso qua poi tra l'altro ci sarà la chicane. Proviamo a prenderci un posto interni, non riusciamo. Comunque la partenza è stata molto buona. Oddio quanta gente. E panino incredibile. Vignales che si dimentica di dare gas in uscita. Miller anche, guardate ragazzi che casino. Mamma mia, Miller che qua si stende Mir. Inizio assurdo, poi io non è che ho tutta sta grande... Non è che io ho tutto sto grande entusiasmo, ecco va detto, però... Insomma, qua proviamo a passare Joan Mir. Non riusciamo, poi magari in uscita potremmo riuscire. Se apriamo bene il gas, passiamo Mir, passiamo il numero 36. Larghi qua, Mir si ributta dentro, ma noi cerchiamo di resistere dall'esterno. Riapriamo qua e riusciamo a rimanere davanti. 7 giri. Tostissima sarà questa gara sicuramente. Però l'inizio è stato molto positivo, sicuramente migliore rispetto a quello della gara di Silverstone, visto che lì a tipo metà giro c'eravamo stesi e ci eravamo dovuti ritirare. Qua almeno alla fine del primo giro siamo ancora ampiamente in lotta. Ovviamente non sarà facile perché Riava molto veloce qua. Miller ci tampona e lì ragazzi c'era poco da fare. Mi ha spinto lunghissimo e ho dovuto davvero tagliare, perché altrimenti avrei preso in pieno, o almeno questi sono stati i miei calcoli fatti a occhio in quel momento, poi forse ho sbagliato, in caso vi chiedo scusa, ma avrei preso in pieno il cordolo e mi sarei steso. E questi erano i miei calcoli. Poi magari ho fatto un errore, magari ve lo scrivo. Se ho sbagliato clamorosamente ve lo scrivo in editing. Se non vi scrivo niente vuol dire che l'ho fatto bene, ho fatto i conti bene. Insomma, che anche in post produzione ho confermato quanto avevo visto. In ogni caso adesso ragazzi io direi che cerchiamo in tutti i modi di riprendere questi qua davanti. Grazie Jack per la sportellata, simpaticissimo anche qua in uscita. Vediamo chi avrà la meglio poi proprio in uscita di curva. Noi, Miller inizia a sportellarci, ci tira tra l'altro, prima ci tampona poi ci sportella, probabilmente adesso avrà la meglio. Attenzione, cerchiamo di resistere il più possibile, riusciamo, ma stiamo perdendo il filo dai primi. Quelle poche speranze che c'erano di riuscire magari a riprenderli, a stargli dietro, oramai stanno svanendo come un bicchiere d'acqua sotto il sole che evapora e se ne va via, lasciando solamente il gas, il vapore acqueo che si disperde nell'atmosfera e quindi sparisce di fatto dalla nostra vista. Sono uno sbinda poeta biologo oggi, non so cosa io abbia, ma evidentemente oggi c'ho respirazione. In ogni caso, altre notifiche arrivano sul telefono, oramai è una tradizione. Miller crea lo spazio laddove non c'era, ci sposta di prepotenza, ma noi qua alla dovizioso proviamo ad incrociare, non riusciamo. Miller esce meglio di noi dalla curva, allora qua tireremo una staccata forse, no perché non me la sono sentita.
Ed ecco qua che Mir ci ha tamponati portandoci dritti. Grazie Johan, anche tu molto simpatico. Qui loro lasciano il freno proprio andare. Frenano molto forte all'inizio e poi lasciano il freno. Io non riesco a farla sta cosa. In ogni caso attualmente ci troviamo dietro a Mi. Grazie Johan, anche qua ribadisco. Stiamo venendo davvero attaccati da tutte le parti. Ci tamponano continuamente. Stiamo perdendo posizioni. E stesso Bastianini davanti a noi. Incredibile. Non me ne ero neanche accorto proprio. Avevo pensato tanto a fare la curva. Ci è stesso Bastianini davanti a noi. Interessante questa cosa, ragazzi. Perché adesso se riuscissimo a riprendere Mira avremmo comunque di nuovo la top 5, ma non penso che riusciremo. Speriamo quindi che si stenda. È l'unica speranza che possiamo avere. Qua dietro un attimino sembra che possiamo respirare. Penso di aver sbagliato la coniugazione del verbo e vi chiedo scusa, ragazzi, ma ora come ora non sono proprio lucidissimo per pensare a come coniugare bene il verbo. Visto che sto cercando di riprendere Mir, ma non penso che ce la farò purtroppo. Penultimo giro al momento, difficoltà anche nella gestione della benzina, tanto ci mancava solo quella, infatti ne abbiamo poca e dobbiamo gestircela bene sui due giri. E Mir oramai sta andando via, quindi la nostra priorità è diventata difenderci da Franco Morbidelli, che è qua dietro ed è aggressivo. E sicuramente è pronto a cercare di attaccarci, appunto. Non ho fatto in tempo a dirlo, abbiamo lasciato una porta aperta e lui si è fiondato. Stiamo davvero facendo una fatica incredibile, le prendiamo un po' da tutti. Purtroppo manca la velocità. Guardate, le KTM proprio in uscita ci sverniciano. Sto facendo una fatica incredibile. Ma anche con l'aprile l'anno scorso eravamo partiti bene e poi avevamo perso tanto. Per fortuna quest'anno tra Silverstone, Austria, insomma queste gare di difficoltà ce le possiamo permettere perché abbiamo tanti punti di vantaggio. Però non dobbiamo dilaniare tutto il nostro vantaggio, insomma. Anche oggi, anche Quartararo era più 91 su Pecco. Poi in realtà c'è da dire che c'erano comunque altri piloti che erano a molti meno punti da lui, quindi la situazione è paragonabile. Però se vogliamo fare un paragone tra chi stava vincendo e chi ha poi vinto, tra Quartararo e Pecco, ciao Sbinda, dove cavolo sei andato? Tra Quartararo e Pecco c'erano 91 punti e poi ha vinto Pecco il mondiale, quindi capite bene che in realtà non bisogna dilaniare questi nostri punti di vantaggio perché fanno presto a finire, insomma. Qua grazie per la sportellata Raul Fernandez, siamo stati sicuramente un punchball in questa gara. Ci hanno sportellato a destra, a manca, davanti e dietro, ovunque, grazie, un'altra, tanto oramai ne abbiamo prese poche. Anche Marquez, e dai, pure Rins, abbiamo fatto tripletta. Insomma, questo rettilineo comincia bene. Oddio, centriamo involontariamente Rins, stavolta siamo noi a centrare le persone, guardate che disastro. La gente cade anche per conto loro, non è solamente quel nostro contatto lì, è tutta una mega unione tra di loro. Ci hanno tamponato, stavolta abbiamo tamponato noi. Poi un po' sì, c'è colpa nostra una reazione a catena, ma è davvero successo un disastro. Situazione un po' così. Iniziamo però anche noi a guidare come hanno guidato gli altri per tutta la gara, come gli altri ci hanno trattato per tutta la gara, ovvero prendendoci a sportellate senza un minimo di pietà. E adesso noi cerchiamo di concludere questo gran premio in top 10. Mamma mia, ce la facciamo, ma è stata sudatissima. Ce l'abbiamo fatta, non ne sono neanche più così tanto sicuro. Sta sudatissima, difficilissima come gara. Ok, ce l'abbiamo fatta. Decimi, ma siamo stati lenti, abbiamo fatto tanta tanta fatica. E Bagnaia è a meno 78, non dico che sia pericoloso, però dobbiamo fare molta attenzione perché la situazione non è positiva. Abbiamo 250 punti precisi. È stato un episodio molto difficile, purtroppo abbiamo perso tanto, ma non demordiamo, ce la possiamo fare comunque a magari restaurare quello che era il nostro vantaggio precedente. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, seguirmi su Instagram e in generale supportarmi, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!